Professore Pierpaolo Penco, abbiamo raccolto già forte determinazione e motivazione, ci credono nel brand Terre di Pisa, è presente come brand, però manca ancora, diciamo, l'atto ufficiale, costitutivo. A che punto siamo? Allora, il progetto che vede mettere insieme le aziende vinicole con l'offerta turistica, agroalimentare, eccetera, del territorio, ha avuto un suo compimento nel corso degli ultimi mesi. Mancava il tassello vino in quanto consorzio, il consorzio che rappresentasse le aziende vinicole del territorio pisano, a iniziare da quelle che già rivendicano la DOC Terre di Pisa. Poi esistono altre DOC locali IGT, ma al momento una dozzina di aziende che rivendicano la DOC Terre di Pisa, che è quella un po' più prestigiosa del territorio, hanno deciso di costituire un consorzio. Attraverso l'azione che è stata fatta in queste ultime settimane di scrittura di uno statuto e presentazione delle domande al Ministero, grazie al lavoro della Confagricoltura, della CIA e della Coldiretti, che assieme hanno lavorato con noi, in particolare il dottor Righi della Confagricoltura, che ci ha dato una grande mano, siamo riusciti a presentare ufficialmente al Ministero dell'Agricoltura la domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio che poi avrà il compito di tutelare la denominazione d'origine, di promuoverla assieme alla Camera di Commercio e assieme agli altri consorzi regionali, perché entrerebbe nel circuito degli altri consorzi regionali partecipando alle fiere all'estero. Prima le aziende pisane non potevano partecipare in quanto non erano rappresentate da un consorzio. Adesso si tratterà dei prossimi mesi di avere dal Ministero il riconoscimento della tutela e poi si potrà partire ad operare.